Questa domenica si celebra la festa del battesimo del Signore. Per la liturgia è una festa strettamente collegata all'Epifania, non perché i due fatti siano vicini nel tempo, ma per il significato. Come l'Epifania è la manifestazione di Gesù ai magi e quindi ai popoli, così attraverso il battesimo la Chiesa ricorda la manifestazione di Gesù al popolo di Israele. Il battesimo è il primo gesto pubblico che Gesù compie. Potremmo dire che è un po' il suo biglietto da visita, il modo con cui si presenta e si dice in profondità chi è. Quest'anno leggiamo il racconto del battesimo dal Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco inizia presentando le parole di Giovanni Battista a riguardo di Gesù. Sottolineo la parola principale. Giovanni Battista dice: è il più forte di me. Lo dice non tanto pensando alla forza fisica, alla forza dei soldi o di quello che vogliamo, è la forza relativa alla stessa missione che Giovanni Battista sta compiendo. Giovanni Battista battezza con acqua. Il suo è un invito alla conversione. Il gesto del battesimo è un impegno, un inizio di un cammino di conversione. Gesù è il più forte perché battezzerà con Spirito Santo, cioè darà la forza di Dio, quella forza che rinnova. Dopo questa presentazione di Giovanni Battista, entra in scena Gesù. E qui l'Evangelista è in maniera sorprendentemente sobrio. Dice semplicemente: fu battezzato da Giovanni Battista nel Giordano. È una sobrietà che è anche molto eloquente, perché si dice lo stile dimesso di Gesù, uomo tra gli uomini, uomo che cammina in mezzo agli uomini senza nessuna pretesa di dire: io sono Dio, io ho la precedenza, io devo essere ascoltato. Gesù nel battesimo è uno di noi, è vero uomo. A questo punto si aggiunge la voce dal cielo: tu sei il mio figlio. È una voce necessaria, perché se avessimo avuto solo le prime due parti di questa scena, cioè il più forte e lo stile dimesso di Gesù, forse saremmo rimasti un pochino perplessi. Il padre, dicendo tu sei il mio figlio, dice: sì, davvero, tu sei il più forte, tu sei colui che rinnoverà con lo Spirito Santo. Ma anche dice: questo stile che tu usi, uomo tra gli uomini, è la strada giusta, è la strada attraverso cui tu porterai il rinnovamento. Il battesimo di Gesù è un bel biglietto da visita, perché ci dice già, contiene già quello che Gesù farà in pienezza nel momento della croce. Potremmo fare tante riflessioni su questo brano, io mi limito a una. Tante volte noi, guardando le nostre debolezze, guardando i nostri peccati, ci vergogniamo. A volte non abbiamo neppure il coraggio di ammettere a noi stessi certe nostre colpe, perché abbiamo questa vergogna che non ci lascia neanche questa libertà. Io penso che guardare a Gesù, il più forte, a Gesù che è uno di noi, che cammina con noi, ci dà questa speranza che nella nostra vita, anche quando ci sentiamo più poveri, anche quando ci sentiamo più deboli, anche quando ci sentiamo più falliti, Gesù è sempre accanto a noi.
ed è accanto a noi, non come il compagno di marachelle che ci aiuta a combinarle, ma è accanto a noi come colui che ci dice: coraggio, sono con te. Tu puoi farcela, tu puoi uscire dal tampano in cui tu sei. È un bel biglietto da visita questo battesimo di Gesù, non solo nel momento in cui l'ha compiuto, ma anche per me e per te oggi. E allora, buona domenica, guardando a Gesù, uno di noi, ma Gesù che è il più forte e ci può far uscire dai tampani dei nostri peccati. Buona domenica.